Come mangiare per digerire bene? In questo video non parlerò di cosa mangiare, perché è ovvio che se hai problemi di digestione cerca di mangiare leggero. E per leggero poi andiamo a intendere tutta una serie di concetti importanti. Ma parliamo di come mangiare, il modo in cui mangiare. Quindi, se hai problemi di digestione lenta, che dopo aver mangiato ti senti quel peso sulla pancia, hai problemi di leggero reflusso, di leggera acidità, di meteorismo, di gonfiore, di sonnolenza postprandiale, ti sto chiedendo che senza cambiare quello che mangi, prova a cambiare come lo mangi. Quindi, punto numero uno, riflettendo, cosa possiamo fare? Possiamo evitare di mangiare di fretta, quindi cerchiamo di prenderci il tempo, di essere presenti a noi stessi. E come possiamo essere presenti a noi stessi in una giornata incasinata? Ricorda che quello che stai facendo, cioè quello che stai per fare, per mangiare, è la cosa più importante per te nella giornata, perché quegli alimenti diventeranno parte del tuo corpo, con i quali poi potrai produrre energia oppure costruire, creare muscoli, tendini, tessuti, ricambi cellulari, eccetera, eccetera. Quindi come facciamo a prenderci il tempo? Quando ci sediamo a tavola, respiriamo. Prova a fare tre respiri profondi. Questo, una semplice respirazione circolatoria, diaframmatica, aiuterà ad equilibrare l'orto e il parasimpatico, e quindi riduce i valori di stress. Seconda cosa da fare è bere dell'acqua, acqua naturale a temperatura ambiente, possibilmente con basso residuo fisso. Questo anche ci aiuta molto, ci aiuta a preparare l'organismo alla digestione. Quindi respira, tre respiri profondi, bevi almeno un bicchiere d'acqua prima del pasto, non durante, non dopo, cioè puoi berla durante, puoi berla dopo, ma quel piccolo sorsino non devi esagerare, perché altrimenti rischi di interrompere i processi digestivi. E poi la terza cosa da fare è quella di masticare. Ricordiamoci sempre che la funzione della bocca, ovvero nella bocca avviene la prima digestione, quindi dobbiamo masticare, masticare, masticare. Senza contare, non dobbiamo diventare i ragionieri della masticazione, però dobbiamo trasformare il cibo da solido a semiliquido. Quindi quanto più riusciamo a masticare, quanto più riusciamo a trasformare quel cibo, quanto più alleggeriremo il lavoro dello stomaco. Prova a mettere in pratica questi semplici tre consigli e vedrai come ti senti senza cambiare quello che stai mangiando. Cerca solo di cambiare il modo in cui lo mangi. Respira, bevi l'acqua e mastica, mastica, mastica. Se il video ti è piaciuto, metti un bel mi piace, condividi il video con i tuoi amici, iscriviti al canale attivando la campanellina. Ciao a tutti!